L'ASL Roma 3, insieme al Comune di Fiumicino e all'Associazione Misericordia, ha individuato queste 3 settimane per la prevenzione dei tumori. Noi nello specifico ci occupiamo del tumore del colon retto, che è il tumore più frequente in Italia. È un tumore, diciamo, su cui si può fare prevenzione. Diamo alle persone una provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci, quindi quando il polipo sanguina, questo sangue viene individuato attraverso questo esame. Nel caso di positività, le persone vengono chiamate a fare una coloscopia e vengono eliminati questi polipi, perché una volta prodotti nell'uomo, nel giro di 7-15 anni si possono trasformare in tumore. Ci rivolgiamo alla fascia di età dai 50 ai 74 anni. Qui l'ingresso è libero, cioè può venire chiunque, non c'è bisogno di prenotarsi. Questa è un'iniziativa e dobbiamo ringraziare tanto il Comune di Fiumicino che si è interessato a fare questo bellissimo servizio per tutti i cittadini e all'Associazione della Misericordia. Qui a Fiumicino siamo presenti dal 9 al 15 di agosto. Il 15 saremo presenti tutto il giorno, gli altri giorni soltanto il pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30. Le domeniche dalle 9 fino alle 19.30. Fregene saremo presenti dal 16 al 22, che è sempre domenica, quindi tutto il giorno siamo aperti. Palidoro dal 23 al 30. La domenica 29 siamo tutto il giorno aperti. Io sono l'ostetrica che si occupa dello screening del tumore del collo dell'utero, che è un tumore che colpisce le donne nella fascia di età dai 25 ai 65 anni ed è la fascia che copre lo screening regionale. Quindi tutte le donne che hanno questa età possono rivolgersi al Camper in questo caso. Ci si può presentare, sì, semplicemente con un documento valido, senza, insomma, richieste particolari da parte del medico. L'accesso è assolutamente libero dai 25 ai 65 anni. È previsto un prelievo delle cellule del collo dell'utero attraverso una spatola che viene fissato in un contenitore. È un prelievo molto semplice, indolore assolutamente, per cui può essere effettuato in qualsiasi momento, insomma, senza particolari limitazioni.